Eccoci, seconda edizione del giornale, ben trovati. Apriamo con la cronaca, con un blitz dei carabinieri di Piazza Dante. Hanno sequestrato 6 kg di cocaina, arrestando una donna che teneva nascosta negli armadi delle figliolette la droga. Vediamo insieme il servizio. Custodiva la droga nell'armadio in uso alle figlie, in attesa di piazzare sul mercato la cocaina. I carabinieri di Catania Piazza Dante hanno arrestato una donna catanese di 35 anni perché ritenuta responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. I militari dell'arma hanno fatto irruzione nell'abitazione di pertinenza della 35enne in via Mulini a Vento, a pochi passi dalle vie Trovatelli a Logna. All'interno dell'armadio delle due figliolette, alle spalle degli indumenti e degli oggetti preziosi appartenenti alle bambine e dietro una paretina in legno creata appositamente per occultare la droga, i carabinieri hanno rinvenuto una busta di plastica contenente 6 panetti di cocaina del peso di oltre 6 kg. La droga, opportunamente tagliata e dosata, avrebbe fruttato al dettaglio una cifra superiore al 500.000 di euro ed è stata sequestrata mentre la donna, moglie di un noto pregiudicato in attesa della direttissima, è stata relegata agli arresti domiciliari. La droga, sostengono i carabinieri, era stata perfettamente nascosta, in maniera certosina, ubicata all'interno dell'armadio proprio per evitare ogni sospetto. Ma il gioco stavolta non ha avuto buon esito. Continuiamo ancora con la cronaca e ancora con i carabinieri, ma da Catania ci spostiamo in provincia di Catania, più precisamente lungo il litorale ionico, dove hanno operato i carabinieri di Giarre, dove nei locali della movida notturna e serale lungo il lungomare appunto di Fondachello, ma poi anche di San Marco e delle altre località vicine, sono stati assunti alcuni provvedimenti. Vediamo insieme. Intensificato il lavoro sul territorio da parte dei carabinieri della compagnia di Giarre, in concorso col nucleo ispettorato del lavoro di Catania, con personale dell'ASP e con personale dei vigili urbani, per individuare, particolarmente in questo periodo dell'anno che vede aumentare nei vari locali aperti al pubblico vacanziero, eventuali lavoratori in nero. In questo contesto delle attività svolte tra Fondachello e Riposto è stata denunciata in stato di libertà la titolare di uno stabilimento balneare a Fondachello di Mascali per aver organizzato l'esibizione di un cantante neomelodico catanese facendo pagare il biglietto d'ingresso e senza che questa avesse le autorizzazioni di pubblica sicurezza, impiegando inoltre 10 lavoratori in nero. Naturalmente il concerto è stato sospeso, denunciato anche il titolare di una panineria di Riposto che aveva su 8 lavoratori presenti 7 in nero. I carabinieri hanno richiesto alla Direzione Territoriale del Lavoro di Catania la sospensione delle attività e delle sanzioni ammontanti a circa 65.000 euro. A proposito di lavoratori in nero, i carabinieri della compagnia di Santo Stefano di Camastra hanno sospeso l'attività di una discoteca di Caronia nel Messinese perché sono stati trovati 12 lavoratori in nero per i quali non erano state rispettate le normative sul lavoro. È stato quindi emesso il provvedimento di sospensione dell'esercizio dell'attività del locale, che non potrà svolgere serate sino al pagamento delle sanzioni comminate pari a circa 20.000 euro. Si scaglia contro gli agenti della Polizia di Stato per il controllo sul porto d'armi. Denunciato per oltraggio e pubblico ufficiale, un uomo di 72 anni aveva un certificato medico attestante l'idoneità psicofisica, ma è apparso tuttavia non idoneo alla detenzione di armi. Dapprima nervoso, sarebbe ad un certo punto andato in escandescenza inverendo e offendendo i poliziotti. Gli è stata ritirata per via cautelare l'arma, una pistola, oltre al munizionamento per la stessa pistola. La Guardia di Finanza di Catania ha sequestrato nella città dell'Elefante un centro scommesse dove venivano consentite anche scommesse abusive. Vediamo. Una sala di scommesse abusiva è stata scoperta nel quartiere Barriera di Catania dalla Guardia di Finanza Etnea nell'ambito delle attività volte alla tutela del gioco legale. I finanzieri etnei hanno sequestrato personal computer, monitor, hardware, denaro contante al gestore del locale sprovvisto di autorizzazione di pubblica sicurezza, che accettava scommesse sportive e virtuali online su piattaforme non autorizzate dall'amministrazione dei monopoli di Stato. Le Fiamme Gialle hanno rinvenuto
rinvenuto nella sala anche un'apparecchiatura del tipo totem che, attraverso la connessione telematica, permette il gioco su casinò virtuali gestiti da operatori illegali o comunque non autorizzati dall'amministrazione dei monopoli di Stato. Gli approfondimenti eseguiti sui personal computer hanno consentito di accertare anche delle violazioni alla normativa sulla tutela del diritto d'autore per effetto dell'installazione e l'utilizzo di copie contraffatte del sistema operativo, nonché per la mancata installazione del registratore di cassa. I finanzieri hanno pertanto sottoposto a sequestro preventivo l'intero locale adibito a sala scommesse abusiva, segnalando il gestore all'autorità giudiziaria per diversi reati e, in particolare, per esercizio abusivo e organizzazione di pubbliche scommesse sportive, un reato previsto sin dal 1989. Al titolare sono state inoltre contestate violazioni amministrative che prevedono l'irrogazione di sanzioni per circa 70.000 euro. E i funzionari dell'Agenzia delle Dogane dei Monopoli di Stato di Catania, in servizio all'aeroporto di stazione, assieme alla Guardia di Finanza, hanno sequestrato 782 articoli contraffatti che riportavano noti marchi di gioielleria. La merce, costituita da anelli, bracciali e orecchini, era occultata nel bagaglio di una passeggera di nazionalità cinese proveniente da Pechino. I periti della società titolari dei marchi hanno confermato la contraffazione. Climatizzatori a basso regime oggi in un reparto del Policlinico di Catania, le proteste degli utenti, le precisazioni dell'azienda. Il caldo di questi giorni ha acuito un problema segnalato nel reparto di cardiologia del Policlinico di Catania. La segnalazione è del figlio di un ricoverato nel reparto di cardiologia che lamenta la mancata climatizzazione degli ambienti, protrattasi per qualche giorno malgrado le sue rimostranze. Il problema è che c'è il reparto cardiologia che sono senza aria condizionata, pazienti che non respirano, malati di cuore operati, sono lasciati a 25 gradi e scoppiano dal caldo. E dice che non si può fare nulla in quanto sono i sistemi bloccati, non so cosa è il problema. Da quanto dura questa situazione? Non lo so, io sono ricordato papà il venerdì e da venerdì che siamo così. In attesa che lo sbloccano, ma non si può sbloccare perché deve venire un tecnico, non so dove deve venire questo tecnico. Senta, avete fatto una richiesta precisa? Sì, ho parlato sia col dottore che con l'infermiera, dice non possiamo farci nulla noi. Quanti sono nelle condizioni di suo padre in questo momento? È tutto il reparto così, che non funziona il condizionatore. Insieme con gli altri parenti dei degenti avete in mente di fare altre azioni di protesta? No, io non ho parlato con nessuno, prendo bene per me, solamente per me stesso. Se mio papà sta male quando mi sarà operato e che stavo subendo l'operazione, presenterò una denuncia alla Procura della Repubblica. Problema di lieve entità, ribadisce il responsabile tecnico del settore del Policlinico. Il guasto ad uno dei motori dell'impianto di climatizzazione sarà presto riparato, ma in ogni caso, al momento è garantito il livello necessario per la climatizzazione nei reparti. Allora, la situazione è molto semplice. Noi abbiamo avuto circa un mese fa un problema con un motore dei gruppi frigo qui all'edificio 8. Per cui abbiamo dei tre motori, soltanto due in funzione. Per cui, in quando ci sono i giorni di particolare caldo, la potenza del freddo non è così come dovrebbe essere. Però ciò non toglie che tutto l'edificio è climatizzato regolarmente, non esiste, non ci sono stanze dove manca la climatizzazione, tantomeno stanze di degenza. Che poi ci sia, come mi dite, una stanza in cui c'è un problema particolare, io lo sto sapendo ora e lo andiamo a verificare. Ma non dovrebbe esserci, anche perché sono impianti nuovi, quindi la climatizzazione qui c'è. Se poi loro vogliono climatizzazione spinta, esageratamente spinta, è un altro discorso, ma chiaramente lei sa perfettamente che per legge io nelle stanze non posso stare oltre, quando ci sono 40 gradi fuori io devo andare 26 gradi, 27 gradi, già è una temperatura più che confortevole. Quindi questa, la climatizzazione in questo momento c'è in tutti i reparti dell'edificio, quindi problemi da questo punto di vista non ne abbiamo. Stiamo provvedendo, chiaramente abbiamo chiesto alla casa madre la manutenzione di questo motore, abbiamo già fatto l'ordine, stanno arrivando i ricambi e penso che a giorni sarà messo in moto anche l'altro motore, ma solo per dare di più, ma non per non dare, perché in questo momento non funziona. La climatizzazione sta funzionando. Ci spostiamo ad Acireale, dove la regione siciliana ha ufficializzato la revoca del finanziamento per la realizzazione, parliamo di rifiuti, del CCR.
E polemica e rimpallo di responsabilità da Ciriano in relazione al mancato finanziamento del CCR, Centro Comunale di Raccolta di Via Catusi. 1 milione di euro e spiccioli svaniti nelle maglie della burocrazia comunale e regionale e scattano le accuse incrociate tra ex amministratori. L'iter burocratico con ogni singolo passaggio è stato seguito alla lettera, compreso il via libera del Consiglio Comunale dell'era Barbagallo all'acquisizione dell'area privata destinata ad ospitare il CCR. L'inghippo è legato alla mancata comunicazione tra enti e ai noti fatti giudiziari iniziata nel febbraio scorso con l'azzeramento di sindaco e giunta e l'arrivo del commissario, il quale ha correttamente seguito i passaggi e comunicato agli uffici competenti, compreso il RUP responsabile unico del procedimento, la documentazione. Fatto sta che Acerale dovrà attendere la prossima finestra finanziaria per avviare una nuova richiesta di finanziamento. Non si tratta di un bando particolare non secondario, pertanto aspetterà i nuovi amministratori, i margini ci sono tutti, di avviare le procedure di accesso ai fondi. Intanto monta la polemica. Gaetano Leonardi, assessore all'ecologia, durante la sindacatura a Garozzo attacca. Un atto che paradossalmente io ritenevo dovesse avvenire da un momento all'altro, ma non sicuramente per responsabilità di chi ha amministrato questa città per qualche mese, del commissario, come sta cercando di dire in queste ore, ma per responsabilità precedenti, perché tutto il procedimento amministrativo era parecchio carente. Infatti un progetto può essere finanziato soltanto quando è cantierabile. È cantierabile quando il progetto è esecutivo, quindi in mancanza dell'area, quindi dell'acquisizione dell'area da parte del comune con tutte le procedure relative, con la mancata riapposizione del vincolo, la variante alla regione, la restituzione al comune e il riassetto dell'area, tutto questo non può assolutamente accadere. Pertanto era chiaro che non poteva esserci già il decreto di finanziamento nel dicembre del 2017, non poteva esserci la reitera del 2018, pertanto io ritengo che la regione abbia finalmente guardato bene le carte, viste tutte le carenze sotto il profilo amministrativo, abbia deciso di fare la cosa giusta. Adesso però bisogna partire immediatamente di gran carriera per partecipare al prossimo bando, dove questi soldi confluiranno, per cercare di riottenere il finanziamento di questo progetto, e ritengo che si possa fare. In attesa di conoscere la posizione ufficiale del sindaco Stefano Alì, abbiamo raccolto la testimonianza dell'ex assessore ai servizi ecologici Francesco Fichera, il quale ci ha mostrato di aver informato il commissario sul corretto iter intrapreso dall'amministrazione Barbagallo, ma rimane dubbioso sulle responsabilità dei burocrati dell'ente. È una grande amarezza riscontrare, dover registrare questa notizia. Tutto era nelle condizioni perché questo finanziamento si portasse a termine. L'amministrazione Barbagallo aveva fatto tutto ciò che occorreva fare fino al 20 febbraio del 2018, quando il Consiglio Comunale ha approvato la delibera di riapposizione del vincolo sull'area. Entro i termini previsti dalla norma che ha seguito l'amministrazione Barbagallo, ovvero l'articolo 19 del testo unico ambientale, poteva essere completato l'iter per la acquisizione della disponibilità dell'area come era a conoscenza della regione e quindi portare a termine il procedimento. Ecco, ciò che è successo dopo il 20 febbraio, per i noti fatti, è chiaro che a me non è dato sapere. Io ho personalmente comunicato agli uffici, ai responsabili degli uffici e a chi aveva la responsabilità degli uffici, quello che è stato l'iter e ciò che occorreva fare. Non so cosa è successo ovviamente dal 20 marzo in poi e per quale ragione dal 20 marzo sino a luglio gli uffici comunali non rispondono minimamente alle sollecitazioni della Regione, che richiedevano semplicemente di essere aggiornati sullo stato del procedimento. Ed è evidente che se nessuno aggiorna un ufficio regionale, l'ufficio regionale, non sapendo che cosa avviene nel comune di Acireale, procede alla revoca. Sappiamo che ci sono le responsabilità precise, ma sono, come dire, legate più alla burocrazia. Il RUP, diciamocelo molto chiaramente, avrebbe dovuto provvedere all'adempimento di quelle che sono poi la parte finale di questo finanziamento. Ma adesso andiamo oltre. C'è la possibilità di recuperarlo? Ci sono futuri interventi da parte della Regione in questa direzione? Oppure Acireale continuerà a soffrire, a patire la mancanza di un centro così importante? Ma le questioni sono due. Una è l'individuazione delle responsabilità, e questo compete comunque alla nuova amministrazione, che a conoscenza ovviamente ha nella disponibilità la documentazione per eventualmente individuarle e procedere se del caso. Sono responsabilità gestionali, ovviamente non di indirizzo politico. Al contempo la stessa amministrazione, che ovviamente ora ha il pallino in mano, può, come ho sollecitato, chiedere agli uffici regionali di recuperare questo progetto, e non escludo l'eventualità anche che il Comune possa impugnare il decreto di revoca del finanziamento qualora ve ne fossero i presupposti. Tutto ovviamente sta all'amministrazione, conosce la nuova amministrazione le carte, in qualche modo i documenti che sono stati prodotti o non prodotti a questo punto dal 20 marzo in poi, dato in cui ovviamente nessuno di noi, me né la precedente amministrazione, era alla guida del Comune di Acireale.
Torniamo adesso a Catania, Catania città, si parla di un grande investimento, così è stato definito il piano di contratto che interesserà una delle grandi aziende che operano e lavorano su Catania, ma che in realtà operano nel resto del mondo, cioè la ST Microelectronics. Un investimento di grande rilievo per lo sviluppo dell'area industriale di Catania, grazie alle agevolazioni di Invitalia, che potenzierà la capacità produttiva del sito di ST, introducendo tecnologie innovative. Presentato stamattina nella Salone Bellini di Palazzo degli Elefanti a Catania, il progetto di contratto di sviluppo ST, un'importante occasione di sviluppo per la zona industriale etnea. Invitalia utilizza il contratto di sviluppo quale strumento principale per sostenere la politica industriale nel nostro paese, in particolare nel Mezzogiorno. Abbiamo finanziato 131 contratti di sviluppo negli ultimi anni per 4,8 miliardi di investimenti. Uno dei più importanti è questo con ST Microelectronics, che fa un investimento di 200 milioni in Sicilia insieme all'Università e al CNR, che noi sosteniamo con un contributo in conto capitale per 38 milioni di euro. È una cosa molto importante per lo sviluppo produttivo del Mezzogiorno, della Sicilia e in qualche misura di tutto il Paese. L'importante sinergia del Comune? Il Comune ha agevolato nei limiti in cui ha potuto l'abbattimento dei tempi amministrativi che spesso si frappongono tra la voglia di fare un investimento nel Sud e l'effettivo investimento, in un rapporto molto virtuoso che speriamo continui. Un finanziamento a fondo perduto di 37,8 milioni di euro a parte Invitalia all'ST, ma che si inserisce all'interno di un progetto di investimenti complessivi da parte dell'ST sul sito catanese di 253 milioni di euro. L'ST oggi occupa più di 4.100 dipendenti a Catania, oltre 4.000 nell'indotto, quindi credo che tutto ciò rappresenti una notizia di grande valenza per la nostra città. Il Comune di Catania sarà al fianco delle imprese che insistono sulla zona industriale attraverso, oltre ai 14 milioni di euro già stanziati nel patto per Catania e nel patto per il Sud, gli stanziamenti aggiuntivi di 4 milioni di euro che abbiamo già individuato, oltre ad altri che andremo a registrare attraverso i ribassi di gara effettuati per i progetti del patto per Catania. Noi saremo conseguenziali rispetto a quello che abbiamo detto in campagna elettorale e successivamente alla campagna elettorale. La zona industriale di Catania rappresenta la realtà imprenditoriale più importante e più dinamica in Sicilia, all'interno della quale si produce oltre il 15% del PIL. Noi cercheremo di migliorare le condizioni in cui versa, assolutamente disastrose, per il miglioramento della rete stradale, della segnaletica, della sicurezza, dell'approvvigionamento idrico. Il Conservatorio Vincenzo Bellini di Catania, il più grande non statale d'Europa per numero di iscritti e per area geografica servito e primo in Italia per laureati, rischia di chiudere a causa del mancato stanziamento dei fondi da parte degli enti capofila del consorzio che lo gestisce. Per questo chiediamo al Governo nazionale di intervenire con un provvedimento d'urgenza al fine di stanziare le risorse necessarie. Lo ha detto Grazia Maria Pistorino, segretaria generale della FLC-CGL di Sicilia, a partire dal mese di agosto. Aggiunge, l'istituto non avrà le risorse per pagare gli stipendi del personale qualora non ci si dovesse muovere in tempo. E parliamo adesso della crisi delle IPAB. Oggi ci soffermiamo su ACI Sant'Antonio. Temono di perdere il posto di lavoro e chiedono certezze per il loro futuro occupazionale, ma anche per gli assistiti, 8 anziani ospiti all'IPAB Domus Fraterna di ACI Sant'Antonio, una delle ultime ancora operative in Sicilia. Le altre sono state soppresse in attesa di una legge di riordino che tarda ad arrivare, gettando nello sconforto decine di famiglie in arretrato di 40 mensilità. La struttura di via ospedale è destinataria di un finanziamento di adeguamento dell'immobile di 780 mila euro, di cui si è persa traccia. Le uniche 2 operatrici in servizio, una terza lavora solo mezza giornata, non intendono arrendersi. Un lavoro di grande impegno e responsabilità, l'assistenza agli anziani ospiti, tra loro anche soggetti con seri problemi di mobilità, che potrebbero essere ricollocati in centri privati a costi maggiori e in certi casi insostenibili per i parenti. Si opera nell'incertezza e senza un consiglio di amministrazione dell'ente di beneficenza e assistenza, il cui incarico è scaduto nel 2017. Nonostante tutto, si fronteggiano i problemi quotidiani di sostegno degli anziani con le sole rette del Comune.
situazione. Per la regione siciliana, come è noto da tempo, le IPAB vanno chiuse. A fianco dei lavoratori si sono schierati tutti i familiari degli assistiti che non intendono trasferire altrove i propri cari, confermando la piena fiducia agli assistenti del centro in scadenza di contratto ad agosto, a loro volta pronti a dare battaglia. Uno schiaffo alla dignità dei lavoratori, un grave danno per gli 8 anziani e i loro familiari in caso di chiusura. L'appello all'istituzione di Angela Leotta, storica operatrice dell'IPAB Sant'Antonese. Noi abbiamo intenzione di continuare il nostro operato, anche perché i parenti degli anziani sono contenti di noi, del nostro operato, cioè ormai dice, i nostri parenti si trovano bene con voi, quindi dice, non intendiamo assolutamente, dice, o perlomeno in attesa che qualcuno dall'alto magari si faccia vedere o sentire e dire magari la situazione di quest'ente. Quindi noi desideriamo che gli anziani rimangano qua e noi continuiamo a fare il nostro operato. E, non lo so, io che qualcuno si faccia vedere al più presto, che si faccia sentire e che non lasciano la struttura ai parenti, gli anziani non lasciano la struttura. Peraltro voi non prendete lo stipendio da un po' di tempo e il CDA non c'è più della struttura. Che no, il CDA al momento è scaduto, quindi siamo in attesa del nuovo CDA. Ovviamente il nostro sindaco ci sta aiutando molto in attesa che nomina un nuovo CDA, ovviamente a costo zero, perché ovviamente le difficoltà economiche sono molte. Quindi in attesa che il sindaco nomina questo CDA, aspettiamo tra l'altro anche un commissario, perché abbiamo mandato delle dell'avvenuta del commissario, però ancora non sappiamo nulla di questa avvenuta del commissario. Sullo stipendio? Il solo stipendio, ora è stato qualche giorno fa, abbiamo preso un acconto, però abbiamo 36 mesi indietro più gli ultimi 4 che siamo stati qua da soli, io e mia sorella, e fanno più all'incirca 40 mesi. E adesso la rubrica del lunedì per Ora TG, la salute in forma. Processo tanto temuto quanto irreversibile, che comincia a farsi notare già a partire dai 25 anni. L'invecchiamento della pelle fa parte dell'evoluzione naturale dell'intero organismo, con l'unica differenza rispetto agli altri organi che è più visibile agli occhi, soprattutto nelle donne. Le prime rughette d'espressione intorno agli occhi, conosciute come zampe di gallina, o sulla fronte intorno alle labbra, cominciano a manifestarsi con più evidenza mediamente tra i 35 e i 50 anni. È in questo arco di tempo che le rughe di espressione diventano sempre più profonde, la pelle perde di elasticità, diminuiscono la compattezza e l'omogeneità e compaiono le macchie scure. Eventi particolarmente temuti dalle donne quando cominciano a notare la perdita della definizione dei propri lineamenti causata da minore produzione di collagene ed elastina, disidratazione dei tessuti e alterazione della melanina. L'invecchiamento della pelle del viso comincia precocemente e dipende dalla genetica, ma anche l'esposizione al sole, il fumo, l'alimentazione, lo stile di vita, l'inquinamento e la cura quotidiana costituiscono dei fattori stressogeni molto influenti. Perdita della luminosità e della omogeneità del colorito, sono queste le prime avvisaglie che la nostra pelle sta cominciando a sfiorire. A questo seguiranno poi le prime rughette, la perdita del tono, la comparsa di rughe più profonde e solchi, il cedimento dei tessuti dovuto a perdita ossea e caduta gravitazionale. La pelle, quella del viso in particolare, è la prima cosa che noi offriamo agli occhi degli altri e mantenerla luminosa, compatta, turgida, come eterni fanciulli, è il sogno di ogni donna. La bellezza è la migliore lettera di raccomandazione, lo diceva Aristotele secoli fa, ma lo pensano ancora oggi i milioni di donne che ogni anno ricorrono agli interventi di medicina estetica facendo a braccio di ferro contro il tempo.
dai lifting per cancellare rughe, doppiamento e lassità cutanee, alla blefaroplastica per ringiovanire lo sguardo con occhi leggeri da cerviatta, fino ad arrivare ai moderni peeling, biostimolazione e filler di ultima generazione che promettono piccoli miracoli senza bisturi e con tempi di intervento ridottissimi. Ma quando e come è giusto intervenire? Quali i rischi che si corrono quando ci si affida a mani sbagliate? Perché sempre più spesso si cade nello sbaglio di strafare con risultati a volte anche mostruosi? Di medicina estetica e di interventi per una corretta armonia del viso parleremo oggi con la dottoressa Paola Tatoni, specialista in tossicologia e medicina estetica. Ben ritrovati con il nostro appuntamento del lunedì. Oggi alla Salute in Forma si parla di bellezza. Bellezza intesa come armonia globale, bellezza intesa come non soltanto benessere fisico ma psicofisico. Sì, perché è proprio a questo che mira la medicina estetica di cui ci occuperemo quest'oggi. Vedremo come cancellare o attenuare i segni dell'invecchiamento e del tempo senza conseguenze negative per la nostra salute. E lo facciamo grazie al preziosissimo contributo e ai consigli della nostra esperta, la dottoressa Paola Tatoni, specialista in tossicologia e medicina estetica. Grazie dottoressa per averci intanto ospitati nel suo studio. Mano a mano snoccioleremo un po' quali sono i principi cardine di questa medicina estetica, su cosa si basa, però inizierei per gradi da un diciamo concetto importante. L'invecchiamento della pelle parte inizialmente dal viso, soprattutto nelle donne. Pensate che si comincia a invecchiare un processo che inizia già a bell'età di 25 anni. Anche prima addirittura. Quindi dottoressa, quali sono gli accorgimenti per prevenire questo invecchiamento che si possono fare già a casa? Allora, a casa dobbiamo insegnare, a partire dalle ragazzine ma anche ai maschietti, ad avere una corretta beauty routine. Questo cosa vuol dire? Vuol dire lavarsi il viso, è molto semplice. Un'altra cosa che io dico che è fondamentale è la protezione dai raggi solari. Oggi, dottoressa, abbiamo un ampio ventaglio di possibilità di trattamenti, da quelli meno invasivi a quelli diciamo più strong. Quali sono le possibilità che abbiamo oggi a disposizione per ringiovanire? Ma ne abbiamo tantissime. Secondo me si deve seguire l'unica cosa, un'indicazione giusta, perché stiamo parlando comunque di trattamenti medici. Per cui tante volte le pazienti entrano, voglio fare questo, quest'altro, e gli devo fare capire che non tutto va bene per tutti. Su un viso si può fare una cosa, su un altro non si può fare. Dobbiamo noi aiutare il paziente a non esagerare. E quando si parla delle famose vitamine, dottoressa, cosa si intende? Allora, le vitamine non sono altro che la biorivitalizzazione. La biorivitalizzazione che consiste nel dare da mangiare ai fibroblasti della cute. Come gli diamo da mangiare? Gli diamo da mangiare attraverso le tante punturine che si eseguono sul volto, e quello che andiamo ad apportare serve alla pelle per rigenerarsi. Possiamo partire magari per una ragazza giovane o comunque una cute ben idratata e ben seguita già da tempo, possiamo apportare solo acido ialuronico, possiamo apportare acido ialuronico e aminoacidi, oppure acido ialuronico, vitamine, coenzimi, polidesossiribonucleotide, nomi pazzeschi, ma sono tutti volti a nutrire la pelle. A ognuno il suo composto. A ognuno il suo, poi in base al paziente che mi trovo decido se utilizzare uno o l'altro. Ci sono poi delle biorivitalizzazioni che noi definiamo più strong, che servono addirittura a dare una ridefinizione dei contorni del viso. Vengono chiamate più che altro bioridensificazioni e vengono eseguiti sempre tramite l'iniezione di acido ialuronico, però che ha diverso peso molecolare, cioè un acido ialuronico a basso peso molecolare e uno ad alto peso molecolare. Adesso, dottoressa, ci addentriamo invece in un argomento molto discusso e spesso purtroppo preso alla leggera dai pazienti che vi ricorrono, il filler. Il filler può essere una soluzione eccellente, può essere risolutivo e molto efficace, ma solo ad una condizione che è fatto appunto da un esperto, come in questo caso lei. E intanto vogliamo spiegare cosa si intende per filler, che cos'è?
Allora, il filler non è altro che la stessa molecola di cui parlavamo prima nella biorivitalizzazione, cioè l'acido ialuronico, in questo caso cross-linkato. Cosa vuol dire? Che mentre nella biorivitalizzazione è sotto forma di liquido, in questo caso è sotto forma di gel. È un gel viscoelastico, denso, che viene immesso, diciamo, sotto la ruga o comunque in altre zone, poi lo vediamo, per ripristinare dei volumi persi. Cosa viene iniettato in un trattamento filler? Viene iniettato acido ialuronico, al massimo acido ialuronico e lidocaina, che è un anestetico. Infatti preliminarmente si chiede al paziente se è allergico alla lidocaina, perché l'unica cosa che può causare un'allergia è l'allergia alla lidocaina, non sicuramente all'acido ialuronico. L'acido ialuronico, una volta eseguito, può durare dai 3, 6 mesi, un anno, a seconda del tipo di filler che andiamo a iniettare, e poi viene assolutamente riassorbito dall'organismo. Nel frattempo va a nutrire comunque anche lui l'organismo, quindi il paziente migliora anche, oltre a togliere la ruga, migliora anche la cute. Ci sono delle controindicazioni, perché, come io continuo a ribadire, è un atto medico, quindi non lo prendiamo alla leggera, e non si fa niente sul paziente che ha fatto precedenti trattamenti con il silicone. Infatti noi chiediamo sempre ai pazienti se hanno utilizzato questi prodotti, purtroppo, e chiediamo se li hanno fatti, tagliandini di tutto, per capire dove andiamo a lavorare, perché se è stato messo silicone, almeno io non ci metto mano. Certo. Chiariti quindi questi concetti importanti, dottoressa, chiarito che il filler dovrebbe migliorare, certo, armonizzare, certo, un volto, ci si chiede allora perché spesso poi si vedono certe brutture, certe caricature, dei volti ridicoli? Allora, è vero, purtroppo sono quelli che ci fanno una cattivissima pubblicità. Spesso nostre pazienti hanno delle dismorfofobie. Cosa vuol dire? Un'alterata concezione del sé, un'alterata visione del sé, cioè si guardano allo specchio e non si piacciono mai. Certo, quindi, dottoressa, la buona riuscita di questi trattamenti dipende da chi li effettua, soprattutto dall'onestà professionale di saper consigliare il paziente per il meglio. Quindi vogliamo fare un esempio pratico, vogliamo vedere su qualche foto quello che lei farebbe su quel volto? Certo. Allora, questa paziente è una paziente giovane, non è una mia paziente, l'abbiamo presa dal web, ma perché obiettivamente è molto bella da trattare. Qui vediamo un viso giovane, perché è giovane, l'abbiamo detto, però ha delle rughe nasogeniene molto pronunciate, sono le rughe che dal naso scendono verso la bocca, una bocca piccolina, e soprattutto il mento, vediamo, no? Le guanciotte creano una disarmonia, non è un contorno ben definito, per cui, e c'è anche una bella occhiaia. Allora, poi uno dice, ma sta ragazza va bene anche così, però se proprio dobbiamo andare a trovare i difetti, una ritoccatina, come vedete, anche dalle frecce alle nasogeniene, quindi alle rughe dalla bocca, una correzione del mento, del profilo mandibolare, con qualche goccina di acido ialuronico anche nell'occhiaia, portano poi nella foto, e della bocca, no? Dobbiamo trattare tutto già che ci siamo, portano una ridefinizione che noi chiamiamo del volto, che crea un'armonia. Quindi lo studio di un volto ci vuole, perché spesso con dei minimi accorgimenti, perché questi sono minimi accorgimenti, si riesce a dare una freschezza del volto bellissima. Bene, grazie. Allora speriamo che per i nostri telespettatori i suoi consigli siano stati utili. La nostra puntata purtroppo si conclude qui, noi ci vediamo lunedì prossimo. Vi ricordo che per qualsiasi informazione avete a disposizione il nostro contatto mail, lasaluteinforma@reitv.it. Grazie alla nostra dottoressa, arrivederci. Nulla di nuovo dalla redazione, dunque ci fermiamo qui, termina appunto adesso la seconda edizione di Ora TG che avete visto sul canale 89 del digitale terrestre in Sicilia di Rai TV, che avete seguito sul nostro sito internet www.raitv.it, dove potete rivedere queste e le altre edizioni del giornale che potranno essere riviste anche sulla nostra pagina Facebook, oltre che sul nostro canale YouTube. Prossimo appuntamento con l'informazione su Rai TV domani alle ore 14. Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di serata a voi tutti.
Le previsioni meteo per la giornata di martedì 31 luglio. Cielo soleggiato al sud e su tutta la Sicilia, mari calmi, venti moderati. Le temperature nell'isola oscilleranno dai 37 gradi di Siracusa ai 31 di Trapani, Palermo e Enna. A Catania in provincia 35 gradi la massima, 25 la minima.